Ecco, siamo live da Cardito, grosso incendio di sterpaglie, ovviamente rifiuti tossici presenti. Sto andando sull'incendio, scusami. Sto andando sull'incendio. Senti, sono in diretta, già sto registrando, scusami, non sto raccontando niente di grave. E allora raccontiamolo insieme. E lo so, ma infatti per questo sono venuto. Se lo vuoi dire anche tu. Ovviamente delinquenti che scaricano tra la campagna. Vedete, rifiuti tossici e ci riempiono di diossina. Ma come si è ppicciata? Ovviamente fiamme alte fino a lungo il costone, tutto lungo il costone. Vedete che cosa hanno incendiato, di tutto e di più. Tra le sterpaglie ovviamente nascosti cumuli di rifiuti. Vedete i nostri pompieri con l'attrezzatura. Con questo caldo tra le fiamme, è caso strano, ci sono tutte le fiamme sono partite dal cumulo di rifiuti. Ormai tutta la diossina nell'aria. Le fiamme stanno riprendendo anche dall'altro lato. Per il momento ci sono due squadre dei vigili del fuoco qui, vedete che hanno arginato l'incendio e adesso stanno procedendo a spegnerlo. Caso strano, questi incendi partono sempre da dove poi c'è uno scarico di rifiuti tossici, un po' per nascondere le tracce, ovviamente si appicca il fuoco. E guardate qui, lungo il percorso ci sono tutti i rifiuti abbandonati. Ed è chiaro ed evidente la volontà di nascondere le tracce di queste cose che vengono scaricate nei posti più impossibili. Sentiamo le fiamme che si stanno alimentando. Vedete, sempre in prossimità dei rifiuti scaricati. Terra dei fuochi non è finita. Questo è poco, ma è certo. Ecco, anche questo campo sta andando al fuoco. Ovviamente tutto questo non accade in questo altro lato della proprietà dove provvedono a tagliare l'erba e a cinturare il loro terreno, vedete com'è pulito, mentre proprio ai limiti del loro territorio uno scarico enorme di materiale, buona parte ha preso già fuoco. Ma come fanno ad arrivare qui per scaricare? Vedete, poco distante è un distributore di benzina, qui alle spalle un bar. Bene, per il momento è tutto da Cardito. Seguiteci su nanotv.it.